Ciao ragazze, come qua? Oggi sono molto molto su di giri perché vi voglio parlare di una crema per lo styling brasiliana che ho comprato in Italia. Finalmente, finalmente. È la prima volta che ho avuto contatto con questa crema qua. Mi ha regalato una ragazza brasiliana che si chiama Yuzi. Un bacio, Yuzi, è un'amica. E vi devo dire a verità, quando sono riandata in Brasile, questa crema qua ha fatto talmente successo che io non riuscivo a trovarla, non la trovavo nel periodo dopo che questa amica qua me l'ha regalata in Italia, che sono andata là. E niente, sono venuta via portando altre creme, ho detto oh, pace, no? E va bene. E il tempo è passato. Crema, ai, che meraviglia! È approvata, ragazze, per Curly Girl Method. E l'ho trovata qua in Italia, però vi devo dire una cosa: prima cosa, è una crema ricca in oli. Quindi, quando io uso questa crema, io cerco di usare un gel che non sia a base di oli, tipo questo qua che ho trovato da Hyper Soap. È di testa nera, non come chiamate voi la. Schwarzkopf e niente, cerco quando eu uso lei, uso questo gel qua perché io l'ho usata per sbaglio con il gel Eco Style. Ragazze, sono venuti unti i capelli perché mettete sempre in memoria questa cosa: quando usate una crema per lo styling che è troppo ricca di olio, troppo densa o troppo corposa, cercate di equilibrare se usate gel o usando un gel naturale tipo gel semi di lino o usando un gel che non sia ricco in olio, che sia povero di oli, per equilibrare, diciamo così, la cosa. E la crema si chiama in inglese, no? My Curls Movistar, che vuol dire miei ricci da Stella del Cinema, e il marchio si chiama Novex. E è una crema di 1 kg, ragazze. E anche questa cosa qua è fantastica perché noi ragazze che abbiamo capelli lunghi e anche che abbiamo capelli molto molto voluminosi, neanche lunghi, ci vuole tanta crema per fare lo styling. E quindi questi prodotti qua sono fantastici. L'ho trovata su Amazon. Ho pagato 9,99 euro, vabbè, 10 euro. E ragazzi, è la mia attuale passione. E vi dico sul prodotto, cosa dice la no, Novex? Noi chiamiamo Novex, ma voi italiane chiamerete Novex. E vi leggo cosa dice il fabbricante su questo prodotto qua. Ecco ragazze, è My Curls Novex Miei Ricci da Cinema. Sto facendo la traduzione in italiano, che sarebbe Novex My Curls Movistar. È arricchito con puri oli di argan, cocco, semi di lino, girasole, avocado e oliva per dare ai vostri ricci leggerezza, brillantezza e lasciarli pieni di vita. È più o meno la traduzione, dal portoghese all'italiano. E poi dice anche un'altra cosa che mi ha colpito: curare i vostri ricci non è un momento di dramma o un film horror. Entrate in azione con Novex My Curls Miei Ricci da Cinema e preparatevi per dare ai vostri capelli un finale felice. Quindi carino, è questa cosa qua. La traduzione poteva essere meglio, ragazze, però ho fatto, guarda, dal portoghese direttamente, non ho scritto niente su un foglio, quindi. Ragazze, guardate com'è bello il barattolo. My Curls Movistar di Novex. I miei ricci da cinema di Novex. E il prodotto, lo vi faccio vedere ora, è molto molto denso, molto corposo e vi chiedo di prenderlo
com cucchiaio, perché mi raccomando, non mettete mai le mani dentro ai barattoli di crema perché si sciupa il prodotto dentro. E è una crema, i miei capelli piacciono questo tipo di crema densa. Se non piace ai vostri capelli, non fa per voi. Ragazze, eccomi qua con i capelli appena lavati e vi devo dire una cosa, questa crema qua funziona, però è nei capelli bagnatissimi, bagnatissimi. Quindi, se usate questa crema, dovete avere dei capelli che gocciola l'acqua in pratica, perché nei capelli più asciutti funziona, però non rende, non dà il suo meglio. Questa qua è un tipo di crema che dà il suo meglio con i capelli bagnatissimi, vi ripeto. E io inizierò a fare la fitaggine, quella che conoscete già. Io prendo una quantità di prodotto a caso, più o meno la quantità lo so già a memoria, e vado a spalmare facendo la fitaggine. Ora faccio la prima ciocca e guardate, piano piano spalmo la crema e poi andrò avanti così. E bisogna dire questo, che alcuni tipi di crema per lo styling funzionano solo con i capelli bagnatissimi e altre no invece. Per altri funziona con i capelli o bagnati o già leggermente più asciutti. Però questa qua è per i capelli bagnatissimi, funziona meglio. E ora ho finito la mia prima ciocca con la fitaggine, ora vado alla seconda ciocca e così farò per tutta la mia testa. Ora procediamo alla seconda ciocca e così via. Ora in quella seconda ciocca lì c'è un po' di nodi, riuscirete a notare che io mi metterò a sciogliere i nodi con le mani, come io faccio di solito. E niente, poi procedo con la mia fitage. Ora cercherò di fare lo scrunch, riuscite, non so se si dice così, ragazze. E ora vado avanti con la fitaggine, cercherò di velocizzare il video e tagliare alcuni pezzi e ci vediamo più avanti. Ragazze, ora sono all'ultima ciocca. Io di solito faccio il dito lisse e ora vi faccio vedere che finisco vabbè, il mio styling. E ora vedete, ci metto la crema. Vado, quella lì è proprio l'ultima ciocca e faccio il dito lisse nell'ultima ciocca e poi vado a usare il mio asciugamano in microfibra per togliere l'eccesso di prodotto. È un trucco quello dell'asciugamano di microfibra che insegna Robson Trindade, il parrucchiere dei Ricci in Brasile, però era una cosa che mi ero dimenticata e mi ha insegnato un'altra volta Grazi. Un bacio, Grazi, eccomi qua a togliere l'eccesso di crema e tutto, dice Robson Trindade, che tutto quello che i capelli non vogliono più, che è eccesso, rimane nell'asciugamano. E ora io prendo il mio gel, ricordando che è un gel senza oli, perché siccome questa crema è ricca di oli, bisogna usare un gel con pochi oli o senza oli. E credo che questo qua abbia pochi oli e vado a spalmarlo su tutti i miei capelli, che ricordando faccio questo trucco per fare con che i miei ricci durino di più e vado e passo il gel da un po' dappertutto. Vedete come faccio, non c'è una tecnica.
E faccio lo scrush, no? Non so se si dice così. Ora velocizzo il video e andiamo ai chiarimenti finali. Sono tornata ragazze, grazie di essere nel mio canale, spero che vi sia piaciuto questo video qua e veramente ragazze io ne sono innamorata, al momento le mie creme preferite sono questa qua e quella di Cantu che vi lascio qua sopra il video, però rapporto qualità-prezzo ragazze. Questa qua è 1 chilo di crema, 1 chilo quindi, anzi questa qua. E grazie di essere nel mio canale, ragazzi, grazie dei commenti. Vi mando un bacio, al prossimo tutorial, ciao!